Io sono con Sara e Fabrizio Valasciani, titolari della Trattoria Concordia. Questa sera grande festa, come ogni anno l'appuntamento è d'obbligo, una festa di fine estate dove celebrare la tradizione della cucina marchigiana con la vostra fantastica cena, abbinato ovviamente alla passione, Fabrizio, che tu hai per la pizzica salentina. Tra l'altro questa sera un grande gruppo, i tamburellisti di Otranto, un bel progetto dietro al divertimento e soprattutto veramente questa sera tanta gente che ha scelto voi per divertirsi. Eh sì, sono tanta gente che ci segue, che piace il folklore sia marchigiano che salentino. Ecco, quindi portare avanti la tradizione marchigiana unendo anche la passione poi per la tradizione salentina. Per il folklore. Il folklore, quindi mandare avanti appunto ciò che ci rappresenta, le nostre radici, le nostre origini. Ecco, le radici sono anche nella vostra famiglia perché appunto da tanti anni fate ristorazione, quindi questa sera un menù casereccio, però senza dimenticare comunque la grande qualità che vi contraddistingue, soprattutto la professionalità. E poi diciamolo, Sara, voi avete anche vinto una menzione speciale a Villa Barucchello in occasione della Falerio, la docca da mare. Sì, abbiamo comunque preso questo premio, è stato davvero un piacere e avevamo appunto presentato i tagliolini al sugo di scampi abbinato col pecorino e quindi sì, ecco, diciamo che comunque è stato un piacere, siamo stati molto contenti di aver ricevuto questo premio. Ecco, com'è questa sera vedere che comunque come ogni anno, Fabrizio, anche il pubblico aumenta, ci sono anche tante persone che sono venute addirittura dal Salento per ascoltare questo gruppo che poi ha portato appunto in giro per l'Italia, non solo, anche fuori dall'Italia, perché nel mondo appunto questa tradizione che comunque te ne hai fatto una passione e comunque la stai cercando di divulgare anche ai tuoi ospiti. Sì, perché tanti seguono la tradizione salentina come seguono quella marchigiana, però siccome quella salentina è molto, ti trascina con la musica caliente, la musica stessa, allora quando facciamo si uniscono tanta gente che piace. Beh, allora abbiamo parlato di tradizione salentina, abbiamo parlato di tua passione, ma soprattutto parliamo quindi di Trattoria Concordia. Perché scegliere Trattoria Concordia e soprattutto anche la vostra cucina, non solo di carne ma anche pesce? Trattoria Concordia, diciamo che è specialmente la qualità prezzo, quindi ottimi menù casarecci ad un prezzo veramente conveniente. E poi niente, ecco, ci siamo noi, siamo davvero una famiglia molto unita e vi aspettiamo, veniteci a trovare, specialmente in queste serate salentine che veramente sono serate molto belle, coinvolgenti e siamo davvero contenti che riusciamo sempre più a radunare tutte queste persone uniti da questa passione che accomuna un po' tutti, ecco così. Ecco, tra l'altro poi Trattoria Concordia è anche social, quindi un bel like sulla pagina Facebook Trattoria Concordia, quindi scegliete comunque la familiarità, la cordialità, soprattutto un luogo adatto a tutti, dalla cena con il fidanzato, la cena con gli amici, quindi per il resto. E al divertimento. E al divertimento soprattutto, quindi Trattoria Concordia, like. Ti vedi, 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 ti vedi
perdi l'occhio, ci dici mai che ci Sono con Massimo Panarese, ideatore, fondatore dei tamburellisti di Otranto. Questa sera voi siete ospiti qui a Trattoria Concordia in occasione di questa fantastica serata dedicata alla pizzica e anche alla buona ristorazione. Dietro il lavoro di questi ragazzi, già abbiamo visto la loro esibizione, c'è un importante progetto. Sì, è un progetto nato nel 2009 dal sottoscritto per avvicinare i bambini alla musica, radici e tradizioni da portare avanti. Era partito solo dalla città di Otranto, ma ormai è diventato un progetto salentino con 12 scuole in tutto il Salento. Ci sono bambini, questo lo voglio dire, di tutti i ceti sociali, anche bambini che magari con qualche difficoltà vengono inseriti con questo strumento magico che il nostro tamburello rappresenta, che rappresenta poi il Salento. Ecco, tra l'altro voi siete stati anche ospiti in diverse trasmissioni televisive, cioè avreste mai immaginato questo successo? No, quando però chi sogna dice, ci crede, per cui la fortuna ci ha voluti così fare queste bellissime esperienze che non finiscono. Domenica scorsa siamo stati Serena Variabile Rai 2, oggi siamo qui alla trattoria Concordia e ringraziamo Fabrizio che ci ospita. Siamo di passaggio perché siamo stati invitati dall'ambasciata Bielorussia a Minsk per la festa dell'amicizia tra Italia e Bielorussia, insieme anche l'associazione marchigiana che ci appoggia in tutto. Adesso vorrei anche presentare alle nostre telecamere questi ragazzi che ci hanno già dato un po' un assaggio di quello che poi è il loro talento e anche sarà la serata qui a Trattoria Concordia. Vi ripresento. Luigi. Quanti anni? 14. Giovanni, 14. Gabriele, 21. Gabriele, 14. Sara, 11. Ecco, Sara, questa giovane bimba, ragazza, ci ha fatto vedere anche come si balla quindi la pizzica, fa sempre parte di questo progetto, quindi sì. È musica e danza. Danza, canzoni, loro scrivono anche delle canzoni che poi noi le portiamo in giro, diciamo, per i nostri spettacoli. Ecco, come ti senti quando balli la pizzica? Mi sento a mio agio. Da quanto tempo? 7 anni e mezzo. 7 anni e mezzo, quindi hai iniziato praticamente in fasce? Sì. Hai iniziato subito. Hai iniziato subito. Bene, bravissima, allora. Noi qui siamo soltanto una minima parte. Quanto? Il progetto ha più di 300 bambini che ne fanno parte, di tutte le fasce di età, con tutto il Salento. Bello. Quindi questa è la bellissima iniziativa, i tamburellisti di Otranto, magari se vogliamo possiamo anche seguirvi, siete anche social? Sì, ci dovete trovare su Facebook, tutti i social, troverete tutti gli appuntamenti e tutte le varie esperienze che abbiamo fatto e quelle future che le comunichiamo comunque a chi ci segue. Bene, noi entriamo nel vivo della serata qui a Trattoria Concordia, a Porto Sant'Elpidio, questa sera con i tamburellisti di Otranto. Mani su, nel cielo qui di Porto Sant'Elpidio, sulle mani, tutti! Stop! C'è qualcuno che è economico? Fermati, Rolando! Non partire! I signori che sono seduti almeno mi alzano una mano, se non due. Grazie! Chi non partecipa non si diverte, no? Allora ci dobbiamo divertire tutti insieme. E allora, su qui le mani, su le mani, via, su! Questa è un'aria che viene da Gallipoli, su le mani nel cielo qui a Porto Sant'Elpidio. Yeah.
e si aprono le danze. E ci lo sai cantare, a chi ti vuole male, sei bravo, a chi ti vuole male gli vuole bene, e poi i miei vestiti all'altare maggiore, un corpo all'una maggiore, un corpo alla patella, un corpo alla rossetta, un corpo alla rossetta, il pregio della donna è lui.